progetto calendario Cassa Rurale dell'Alto Garda è nato da una telefonata di Francesco, l'art director di Graffiti, che mi richiedeva 12 illustrazioni per raccontare quello che era il paesaggio dell'Alto Garda. E questo sarebbe poi andato appunto su questo calendario e l'obiettivo era quello di mettere in evidenza il lato del paesaggio più sognante, più poetico. Il concept era quello di creare un paesaggio umano e quindi che mettesse in evidenza quello che è lo spirito di un luogo. E il fatto di non aver mai visto personalmente quei posti, perché io non sono mai stato purtroppo nelle zone dell'Alto Garda, da una parte mi ha aiutato perché si dà la precedenza al fattore immaginazione e quindi è più un paesaggio dei sentimenti piuttosto che un paesaggio reale e soggettivo. E il mio stile di fondere la persona con il luogo ha creato un mix tutto sommato particolare. Credo che il cliente sia stato conquistato, penso, da un approccio abbastanza poetico e umano delle mie illustrazioni. Il fatto di confrontarsi con un paesaggio inizialmente un po' mi spaventava perché raramente faccio paesaggi nelle mie illustrazioni. E, si è trattato quindi di fondere un po' le due realtà, il mio stile con l'idea del cliente in una sorta di paesaggio umano, quindi c'è veramente la figura umana che si incastra con le forme del paesaggio, creando giochi di forme, di luce, di colori, quindi prettamente pittorica come soluzione. Questo lavoro la componente difficile era proprio quella di rappresentare l'essenza di luoghi in cui purtroppo non sono mai stato. Quindi diventa importantissimo il brief, cioè l'informazione che l'agenzia, in questo caso Graffiti, mi ha fornito. Ed è stato un lavoro di squadra eccezionale, direi, nel senso che è stato un rapporto via mail, telefonico, molto intenso, in cui sia Graffiti e sia il committente finale, quindi la Cassa Rurale dell'Alto Garda, mi hanno in qualche modo fornito informazioni sia geografiche, sia l'essenza di un luogo e quindi quello che lo rende particolare all'interno di quel paesaggio. Normalmente io prediligo e preferisco il rapporto a voce umano piuttosto che solo il rapporto via mail, proprio perché si instaura tra chi racconta un posto in questo caso e chi lo disegna senza averlo purtroppo visto, è importantissimo che ci sia un'empatia. E questa empatia si è creata immediatamente per la bravura dell'agenzia. 12 illustrazioni ti permettono di raccontare veramente un posto, di esprimerti veramente in maniera completa. E quindi io personalmente sono molto contento del lavoro che è uscito, che si è poi stampato, e sia del rapporto che c'è stato con il committente e della soddisfazione del cliente finale. Questo è uno dei migliori ringraziamenti e i migliori complimenti che un illustratore può ricevere. Le mie illustrazioni hanno una componente molto manuale, nel senso che sono realizzate in digitale, però parto sempre da un bozzetto a matita. Dopodiché questo bozzetto viene colorato a grandi linee, sempre su carta, con anche un solo colore a pennello. Dopodiché passo il tutto a computer e ovviamente rifinisco i colori, le texture, gli aspetti un pochettino più digitali e cromatici a computer. Ma penso che la nascita di un disegno su carta gli conferisca una certa freschezza che solo a computer ogni tanto si perde.
Il mese preferito all'interno del calendario è settembre, cioè la città di Dro, per una serie di aspetti tecnici, di incroci di forme, di uso del colore. Tra tutti e 12, se posso scegliere un'illustrazione che mi soddisfa veramente a pieno, è il mese di settembre. Non essendo mai stato in questi luoghi, l'aver disegnato 12 illustrazioni che parlano di quel paesaggio, di quei posti, sicuramente mi è venuta voglia di visitare la zona dell'Alto Garda, quindi penso che prima o poi passerò qualche fine settimana in queste zone.